Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi vediamo tre errori da non fare assolutamente quando fate squat, soprattutto se siete dei principianti e state iniziando a praticare questo esercizio. Bene, come vi ho detto all'inizio del video, oggi vediamo i tre errori grossolani da non fare quando state per incominciare lo squat. Ecco, vado dritto subito al punto, così non vi faccio perdere tempo, se no dovete sempre guardare milioni di minuti di video per poi non capire niente. Allora, se siete dei principianti e vi allenate in casa, sarebbe importante avere o un alfrec o dei supporti per eseguire lo squat in maniera corretta. Ecco, se non avete i supporti, il mio consiglio inizialmente è quello di approcciare l'esercizio con dei manubri, quindi con dei semplici manubri. Li potete tenere, se il carico è leggero, al petto oppure in forma di stacco, e incominciamo a fare il movimento di accosciato, quello che poi in realtà è lo squat. Se invece avete la possibilità di avere dei supporti, perché andate in palestra, perché vi allenate in casa e avete comprato le staffe dove andare ad appoggiare i cavalletti per appoggiare il bilanciere, dobbiamo innanzitutto trovarci in questa posizione. Ecco, sempre meglio, primo errore, non camminare troppo con il bilanciere, perché rischiamo, camminando, di camminare male, prendere, inciamparci, farci male alla schiena. Quindi primo errore, non camminare troppo col bilanciere. In genere si stacca il bilanciere e si fa un passo all'indietro, ok? Quindi la versione secondo me è corretta: abbiamo il bilanciere, mi metto sotto il bilanciere, ok, stacco, faccio un passetto e vado ad eseguire il mio squat in questa maniera. Passo avanti, mi metto in posizione e appoggio il bilanciere. In questo caso io ho fatto uno squat box con l'utilizzo di una panca. Ecco, evitate di fare, come dicevo, la camminata. Quindi anche c'è chi lo fa, stacca, va avanti, cammina e poi si mette a fare l'esercizio. No, perché poi quando avete il bilanciere dovete camminare all'indietro, dovete guardare, non sapete dove appoggiare e rischiate di farvi male. Quindi primo grande errore, incominciare a fare uno stacco del bilanciere in maniera corretta. Secondo errore che vedo spesso a fare ai principianti è quello di voler fare uno squat senza avere, diciamo, ben chiara l'idea del movimento. Ossia, tante volte lo fanno libero, ma il mio consiglio all'inizio è incominciare a lavorare con una panchetta, perché questo vi insegna a spingere il sedere all'indietro, mantenere la schiena estesa, arrivare a una buona altezza, perché comunque la panchetta più o meno si troverà con la coscia quasi parallela, e da questa posizione risollevarvi. Ok? Perché cosa succede? Il secondo errore è la mancata, diciamo, secondo me, esecuzione di un buon range di movimento. Le persone hanno il bilanciere e a volte o fanno il movimento corto, ok, o altrimenti lo fanno troppo profondo, non avendo dimestichezza e una buona mobilità con la parte bassa della schiena, e rischiano di farsi male. Quindi, secondo punto, errore da non fare è, secondo me, proteggere la nostra schiena, incominciando ad assimilare il movimento per gradi. La panca, secondo me, c'è utilissima, perché ci permette proprio di far questo. Stacco il bilanciere, mi metto in posizione, da questa posizione spingo indietro il sedere, tocco, non perdo la tensione e mi risollevo. Inizialmente lavorate pure con dei carichi leggeri, che va benissimo. Terzo errore di cui vi parlavo, che vedo anche qua tantissime persone che fanno questo errore, è il posizionamento del ginocchio in maniera errata. Inizialmente, visto che la maggior parte dei soggetti sono molto rigidi, il consiglio è avere un passo dei piedi leggermente un po' più largo delle spalle. Da questa posizione è importante che il ginocchio segua, diciamo, la punta dei piedi, che sono messi, diciamo, alle 10:10 o leggermente extra ruotati. Da questa posizione le ginocchia seguono questa direzione. Ok, questo serve per evitare forze di taglio sull'articolazione e quindi di andarci a creare un mal lavoro del ginocchio e quindi
quando si lavora male col ginocchio c'è possibilità di creare infiammazioni, no? Quindi questa è l'errore che le persone fanno, è che quando fanno squat il piede guarda in una direzione e il ginocchio guarda in un altro. Vedete come butto all'interno il ginocchio? Guardate, quando fate squat con la coda dell'occhio la direzione del vostro ginocchio. Fate magari inizialmente queste prove a vuoto, senza carico, e poi magari incrementate il carico, ma sempre guardando il ginocchio. A volte succede che quando volete mettere un carico troppo alto, notate che magari anche solo un ginocchio nella parte difficile, quando deve risalire, butta all'interno e poi va di nuovo fuori. Ecco, non fatelo, perché lì è proprio il momento che rischiate di farvi male. Quindi tre errori da non sottovalutare quando fate lo squat con il bilanciere, soprattutto se siete all'inizio del vostro percorso di miglioramento. Ecco, come dico sempre, trovate i miei contatti qua sotto di chi si vuol far seguire con il percorso di coaching, oppure potete andare a scaricare i miei manuali gratuiti. Ho creato veramente tantissime risorse di altissima qualità per chi si allena sia in casa che in palestra, quindi trovate sul mio sito un po' tutte queste informazioni. E niente, come sempre, curate la tecnica degli esercizi, perché è un fattore determinante per la buona riuscita del vostro workout e il raggiungimento dei vostri obiettivi. Mi raccomando, spolliciata, e ci si vede sempre qua sul canale del coach. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!